Rendere più sostenibile l'attività estrattiva nelle cave del distretto Lapideo Apuano è quanto ha ribadito il presidente della regione toscana Enrico Rossi a Carrara e poi a Massa per un tour istituzionale nel quale ha visitato la cava Gioia gestita da una cooperativa con oltre 100 addetti insieme al sindaco di Carrara Angelo Zubbani. Poi summit in procura, dove insieme al procuratore Aldo Giubilaro c'erano anche quelli di Genova, Lucca e Firenze, carabinieri e forestale. Un vero summit per illustrare il protocollo firmato a gennaio scorso che ha come obiettivo quello di ridurre gli infortuni sul lavoro sviluppando attività di controllo nelle cave e nelle aziende del marmo, della Lunigiana e della Lucchesia. Oltre al tema della sicurezza sul lavoro, al centro delle azioni c'è anche il rispetto dell'ambiente. Bisogna risanare la montagna con torrenti, trovare il modo di canalizzare anche nuovamente il tessuto idrogeologico che ha subito colpi pesanti e poi si ripercuote negativamente anche a valle. Quindi massima collaborazione tra procure, ASL e ARPAT per i controlli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e per l'ambiente, con l'istituzione di un tavolo di coordinamento operativo. I controlli in cava verranno fatti da una sorta di mini equip che andrà ovviamente a fare i controlli su per le cave, e quindi è tutta personale, per così dire, della regione che andrà su, personale amministrativo della regione, ci sarà anche ufficiale polizia giudiziaria che andranno su e quindi rileveranno quello che c'è da rilevare. È molto importante aumentare questo controllo preventivo, perché l'idea di poter essere soggetto al controllo incrementa l'adeguamento spontaneo alle regole, quindi un grande aiuto per la legalità. Poi sempre a Massa il governatore Rossi ha firmato con Iglom Italia Spa un protocollo di insediamento, un intervento a sostegno della riconversione e riqualificazione dell'area di crisi industriale di Massa Carrara. L'azienda è in programma investimenti per 7 milioni di euro e con il protocollo sottoscritto viene agevolata una prima tranche di interventi pari a 2 milioni e 700 mila euro.